Una puntata speciale quella di oggi, o meglio, la solita puntata, ma che durerà un po' di più, anche perché come vedete ci sono due sedie e dunque avremo anche degli ospiti in studio con i quali approfondiremo una serie di tematiche. Intanto partiamo con, io la chiamo Datel perché sono abituato e ricordo naturalmente, diciamo, ecco, il primo approccio che questa città ebbe con il mondo Abramo, con il mondo dei call center, in particolare all'indomani delle grandi proteste, grandi scioperi e purtroppo anche la fine di un'epoca economico-industriale, cioè la fine delle grandi fabbriche. Ma insomma, parleremo di Abramo Customer Care, delle ultime notizie di questa proroga di ulteriori 30 giorni di attività con la commessa TIM, ma insomma ancora peraltro mancano un po' di carte. Lo faremo comunque fra un paio di minuti con Tiziana Ventura, che oggi rappresenta il mondo dei dipendenti, dei lavoratori, dei collaboratori dell'Abramo Customer Care. Lo ricordiamo, quasi 1100 persone in carne e ossa che rischiano al 30 giugno o 31 luglio, se immaginiamo questo ulteriore mese, rischiano di perdere il posto di lavoro. Dio non voglia, perché questo significa ovviamente portare nocumento in queste 1100 famiglie, ma anche complessivamente sulla tenuta economico-sociale di un intero territorio. C'è stata la presidente della commissione parlamentare antimafia, la vedete in questa delle foto, Chiara Colosimo, è stata in Calabria, è stata a San Luca. Ci sono delle parole che insomma ci fanno riflettere un po'. È andata in un posto in cui, insomma, manca il sindaco, giusto per dirne una, è considerata una delle capitali mondiali della criminalità organizzata più potente del mondo, la 'Ndrangheta, ma ci sono 2000 anime ed è difficile immaginare che ci siano quindi 2000 'ndranghetisti a San Luca. E insomma ha fatto una riflessione Chiara Colosimo, insomma dice: dietro quelle tende, dietro quelle persiane, dietro quelle finestre c'è tanta gente, uomini e donne sani, che però vanno aiutati e lo Stato deve aiutarli. In che maniera? Sinceramente lo abbiamo capito poco, ma sono decenni ormai che noi purtroppo ci scontriamo con queste deficienze, con questi deficit enormi, con la difficoltà, ecco, che lo Stato con tutte le sue articolazioni territoriali riesca appunto poi a dare giovamento, sostanza, concretezza, economia, lavoro e sogni, aggiungo io, anche ai cittadini di un piccolo meraviglioso comune come San Luca. E per chiudere, oggi alle 14, a Dio piacendo, e anche al traffico permettendo, avremo qui in studio il generale Emilio Errigo, che come sapete è il commissario per la bonifica delle ex aree industriali. Quindi parleremo di bonifica, sapete che c'è, insomma, adesso c'è una querela incredibile, c'è anche un po' di confusione, diciamocela tutta, anche se ci sono disposizioni chiare, disposizioni di legge, atti, documenti. Però insomma, ecco, è difficile che questi documenti nel corso di questi anni vadano avanti, diventino concretezza. Sentiremo dalla viva voce del generale a che punto siamo e soprattutto che cosa ci aspetta in vista anche di questa conferenza dei servizi prevista per il prossimo 26 di giugno. Questo e tanto altro in Piazza Esperia di oggi. Sigla. Benvenuti a Piazza Esperia e benvenuta anche a Tiziana Ventura, grazie, buon pomeriggio, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie, Tiziana, a voi, ci diamo del tu, certo. Chiaramente, insomma, sei arrivata con un sorriso che però non diventa riso, perché questo momento, insomma, noi ieri abbiamo, fra l'altro, ecco, è da tempo che stiamo ragionando, stiamo cercando di divulgare, di dare informazioni ai telespettatori sullo stato di salute di Abramo Customer Care. Ieri abbiamo avuto il segretario generale della CISL Calabria, ci ha preannunciato questo ulteriore mese di proroga, però come dire, c'è una febbre cronica e poi prendiamo insomma un'aspirina giusto per farla abbassare questa febbre, Tiziana. Beh, diciamo che il mese di proroga per noi è fondamentale perché ci consente di avere ulteriore tempo
per riuscire ad ottenere il tavolo ministeriale, che al momento è l'unico posto in cui noi possiamo riuscire a trovare una soluzione ad una vicenda che è diventata veramente complicata. Quindi lo accogliamo semplicemente per quello che è la possibilità di avere un po' di tempo in più. Dunque, ammesso non, ma diciamo che effettivamente questo mese di proroga Tim lo ribadirà ufficialmente nelle prossime ore. Quindi il 31 luglio però dovrebbe finire la commessa e quindi voi dovreste fermarvi. E poi c'è un'altra data esiziale, quella dell'8 di agosto. La data del finisce l'amministrazione straordinaria. E che significa questo in termini pratici? L'amministrazione straordinaria significa che noi dobbiamo necessariamente trovare una soluzione alla vicenda Abramo entro quella data. Noi abbiamo necessità entro quella data di mettere in sicurezza tutto il perimetro dei lavoratori, tutti e 1090 i lavoratori della Calabria e i lavoratori della Sicilia, per evitare che ci sia un disastro sociale. Perdonami se ti interrompo, ma voi che vivete, che cosa sapete? Al momento che cosa c'è? Al momento a parte ci questo sono... mese di proroga, voglio allora, dire. In realtà abbiamo... diciamo molti pezzi del puzzle. Sì. Noi abbiamo la volontà sindacale di voler risolvere il problema, abbiamo la volontà politica, perché abbiamo avuto disponibilità da parte anche della regione di trovare una soluzione. Abbiamo necessità però di avere la disponibilità ministeriale, abbiamo bisogno che ci sia il ministero che finalmente ci convochi a questo tavolo che stiamo richiedendo a gran voce da oltre 6 mesi e che purtroppo ancora non è arrivato, e abbiamo necessità che a quel tavolo ci sia anche quello che al momento è il nostro committente, che è Tim, che deve essere parte attiva nel processo per salvare i lavoratori. Tiziano, posso chiederti se a tuo giudizio Tim avrebbe sufficienti commesse e lavori attraverso cui dare sfogo, possibilità, tranquillità nel medio periodo a tutti a 1100? Io credo proprio di sì, basterebbe riportare un po' indietro il lavoro che è stato portato all'estero e riaprire i flussi che al momento sono nell'etere. Ci sarebbe non solo la possibilità di riaprire questi flussi, ma anche la possibilità di salvare l'intero perimetro occupazionale con uno strumento che è molto semplice. Questo strumento è previsto da una legge dello Stato ed è la clausola sociale, che significa semplicemente spostare il lavoro, spostare i medesimi lavoratori. È uno strumento che ha consentito ad oggi di salvaguardare migliaia di lavoratori in tutto il territorio nazionale ed anche di salvaguardare quei lavoratori che prima erano all'interno della nostra azienda, quindi all'interno di Abramo, alle medesime condizioni lavorative, quindi senza la perdita di nessun diritto, di nessuna parte salariale. E questo sarebbe fondamentale. Cioè Tiziana, tu stai dicendo in sostanza che i 1100 dipendenti di Abramo Customer Care potrebbero passare con una nuova società, Audi a società responsabilità limitata, acquisisco la Abramo Customer Care, devo rispettare la clausola sociale, significa che devo mantenere i posti di lavoro per tutti e 1100 i dipendenti, ma se dovessi decidere di spostare la sede, Tiziana Ventura, cosa ecco, perché la clausola sociale prevede anche il mantenimento all'interno di pochi chilometri dalla sede di partenza, quindi questo significherebbe che i lavoratori non avrebbero il disagio di andarsene a Roma piuttosto che a Berlino. È un qualcosa di molto semplice che, ripeto, tutela i lavoratori, è qualcosa che è stato fortemente voluto e ottenuto dal sindacato a livello nazionale. Ed è uno strumento per noi fondamentale in questo momento. Che manterrebbe fra l'altro poi la stragrande parte di questi posti di lavoro in territori fragili come il nostro, chiaramente. Senti, un'altra domanda volevo farti, questa è una curiosità. Voi non state chiedendo al Ministero, poi la cosa strana, io adesso mi rivolgo ai telespettatori, solitamente le vertenze finiscono sui tavoli del Ministero del Lavoro. Nel caso di specie invece stiamo parlando dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi si chiama Ministero del Made in Italy, ma a parte questa curiosità, sperando che qualcuno poi ci risolva
diciamo, questa sorta di dubbio. Voi non state chiedendo soldi al governo, soldi al ministero, ma semplicemente che il ministero faccia moral suasion nei confronti di team, esatto, e di tutta la filiera istituzionale, perché ci sono le condizioni per continuare a lavorare. Esatto, ci sono tutte le condizioni per continuare a lavorare e basterebbe semplicemente, ripeto, mettere intorno a un tavolo quelli che sono gli attori principali. Poi, una volta, diciamo, composto il puzzle, possiamo anche in un momento successivo parlare di riqualificazione, parlare di reskilling, come è stato definito, sì, ma noi in questo momento abbiamo la necessità di salvaguardare tutti i posti di lavoro. E ripeto, è fondamentale che ci sia l'incontro al Ministero. Mi meraviglia anzi il fatto, ripeto, che il Ministero non ci abbia ancora convocato nonostante tutte le richieste che sono partite negli ultimi 6 mesi. Sorprendente, fra l'altro, anche perché, aggiungo, la richiesta non è partita soltanto dai livelli regionali delle organizzazioni sindacali, sono intervenuti Sbarra, lo stesso Landini, Bombardieri, cioè praticamente i 3 segretari nazionali di CGIL, CISL e UIL. Non ti convince, diciamo, questa proposta che noi comunque abbiamo sentito da qualche giorno a questa parte, cioè la cessione di un ramo di azienda, la team che dovrebbe mantenere un certo tipo di contratto, lo chiamano team business, che però riguarderebbe non tutti e 1100, ma credo tra collaboratori e dipendenti non più di 350 diciamo, lavoratori, per gli altri qualcuno immagina una riqualificazione per poter poi inserirli in un progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione calabrese, che probabilmente potrebbe essere anche lo sfogo nel medio-lungo periodo. Che cosa non ti convince, che cosa non vi convince di questa proposta? Avreste difficoltà a fare selezione, cioè dai 1100 arrivare ai 350? Scusami, voglio fare l'avvocato del diavolo fino in fondo. Allora, partendo dal presupposto che la selezione non la fanno i sindacati, ma il sindacato non può accettare una cosa del genere. Proporre una vendita non di un ramo di azienda, ma di una parte di ramo d'azienda, per di più non alle medesime condizioni, la trovo sinceramente un'offerta irricevibile. La prima proposta di vendita è stata di un numero esiguo di lavoratori, solo di una determinata attività, per di più azzerando quelli che sono gli scatti di anzianità, il che significa andare ad avere degli stipendi che sono ben al di sotto della soglia di povertà assoluta. Io come offerta la trovo assolutamente inaccettabile, questo come primo punto. E come secondo punto ribadisco, noi abbiamo tutti gli strumenti adesso per mettere in sicurezza i lavoratori. Poi il team deciderà a chi vuole assegnare il lavoro, se vuole fare una gara, se vuole assegnarlo in maniera diretta. E in questo caso noi transiteremmo sulle aziende scelte da team, per cui, ripeto, tramite un tavolo ministeriale noi abbiamo la possibilità di mettere tutti gli attori intorno a un tavolo e di trovare una soluzione. Poi ribadisco, ben venga un processo di riqualificazione, va benissimo, anzi ringraziamo per questa opportunità, ma la cosa fondamentale in questo momento è mettere in sicurezza tutti i lavoratori dell'azienda. Sarò sgarbato, posso chiederti quanti anni hai? Ne ho 50. E da quant'è che lavori? Sarebbero 24 anni ad ottobre. Hai figli? No. Non hai figli? Tuo marito lavora? Sì. Tu sai, ovviamente lo sai perfettamente, che a 50 anni rischi di perdere il posto. Ora, noi portiamo bene, questo lo voglio dire ai telespettatori, di solito portiamo bene. Tutte le vertenze che abbiamo affrontato poi si sono risolte con gioia e soddisfazione per tutti. Tu rischi però di perdere il posto di lavoro. 50 anni donna, che è la, diciamo, una delle caratteristiche della maggior parte dei lavoratori dell'azienda in cui lavoro attualmente, che è Abramo. Ed è una condizione che è fortemente penalizzante. Primo, ripeto, perché non ci sono politiche attive per i lavoratori della mia età. Non ci sono politiche attive per le donne della mia età e questo territorio non offre grandi possibilità di ricollocazione. Il che significa, ripeto, che arriviamo al dramma sociale. Io mi reputo anche fortunata perché io fortunatamente mio marito lavora e quindi diciamo che un'entrata ce l'abbiamo, benché poi dovremmo tarare la nostra vita in maniera di... dimezzare tutti i vostri sogni. Ma
all'interno dell'azienda ci sono tantissime famiglie monogenitoriali, ci sono mariti e mogli che lavorano nella medesima azienda. Sarebbe un disastro. La perdita dei posti di lavoro al momento sarebbe un dramma sociale per i lavoratori e per la città, perché quelli sono soldi che si riversano sul nostro territorio. La Calabria, Crotone, non si può permettere una cosa del genere. Non ne abbiamo più la possibilità. Tra le altre cose, non si chiede aiuto, si chiede lavoro. Mi pare che ci sia ancora scritto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Noi abbiamo necessità e abbiamo il desiderio di continuare a lavorare e di portare avanti le nostre vite con la dignità. Per chiudere, veramente pochi secondi, vuoi lanciare un appello a chi ci sta seguendo, in particolare ai crotonesi? Io vorrei dire a tutti che questa vertenza è una vertenza che riguarda tutti quanti noi, riguarda tutta Crotone, per cui noi abbiamo non solo bisogno degli attori principali che sono sindacati, politica, ministero, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutta la popolazione, perché, ripeto, non è una vertenza che riguarda soltanto i 1090, ma è una vertenza che riguarda tutto il territorio, per cui mi auguro, come c'è stato a dire il vero fino ad ora, che tutta la cittadinanza continui a starci vicino e continui a sostenere quella che è la nostra vertenza. Auguri, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie Tiziana Ventura con noi oggi qui a Piazza Esperia. Ti puoi accomodare. Grazie. Intanto noi andiamo avanti con la nostra piazza, lo facciamo proprio raccontandovi di queste riflessioni e di questa visita che ha avuto la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo a San Luca, il nostro servizio. Siamo a San Luca per sostenere la speranza di chi non vuole assoggettarsi al malamento di questo territorio, di chi non vuole dire semplicemente mi giro dall'altro lato. Questo è un messaggio che deve arrivare chiaro, che arriva ad una sola voce delle persone che sono qui. Così la Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, ha sintetizzato la presenza di una delegazione della Commissione a San Luca. Siamo qui perché sappiamo che su 3.500 abitanti, 200 in questo momento, sono detenuti per reati legati alla criminalità organizzata. Noi abbiamo il compito di dire alle donne e ai bambini di questo territorio che cambiare si può e si deve. L'attività di repressione che forze di polizia e procura portano avanti è fondamentale, ma non può bastare e non basta. Se questo territorio è rimasto ed è povero, triste, chiuso, come l'abbiamo visto, è perché qualcuno approfitta del lavoro e della dignità di alcune famiglie per fare soldi e portarli altrove. Qui c'è bisogno di welfare, di lavoro, c'è bisogno di dire a questa gente che non è questo il modo in cui risollevare la propria terra. Abbiamo bisogno di uomini e donne liberi e io sono sicura che nascoste dietro le serrande ci sono e se non ci dovessero essere arriverà lo Stato e li porterà dove è giusto che stia. C'è una nota di cronaca e abbiamo preparato questo servizio. Colpo alle cosche delle preserve vibonesi. Lo hanno assestato i carabinieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro. 13 le persone arrestate, per una sono stati disposti i domiciliari. Si tratta di persone accusate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, di una serie di omicidi e di altri reati aggravati dalle modalità e finalità mafiose, tra cui estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti e rapina. Gli indagati sono complessivamente 26. L'operazione è stata condotta col supporto dei carabinieri dei comandi provinciali di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino. La dimensione della 'ndrangheta è ormai una dimensione globale che si manifesta nei territori di origine ancora con forme arcaiche di violenza e di controllo del territorio, ma che appena vengono passati i confini regionali e come in questo caso anche nazionali, costituisce un brand di natura economica che deve assolutamente sposarsi con le realtà economiche che la circondano. L'inchiesta riguarda attività illecite concentrate soprattutto nel territorio delle preserre vibonesi ed in particolare nei comuni di Acquaro, Gerocarne, Soriano e Dasà.
Sono stati accesi i riflettori su una cosca di 'Ndrangheta già interessata da altre operazioni in passato. È stato ricostruito l'assetto attuale dopo i conflitti e diversi omicidi, uno dei quali riconosciuto come la strage dell'Airiola nel 2003. Il clan aveva attecchito in altre regioni ed anche all'estero. Costituita da esponenti che hanno sostanzialmente, che sono prevalsi nello scontro sul territorio che è avvenuto nel corso di questi anni tra articolazioni della diversa locale di 'Ndrangheta in equilibri che si sono alternati sul territorio e che allo stato vedono la prevalenza di questa articolazione, di questa 'ndrina. È contestato anche un triplice omicidio in questa misura cautelare, ha evidenziato anche la sua capacità di penetrazione nel tessuto economico di altre regioni attraverso l'avvio di attività economiche che, oltre a costituire la rete utile per il traffico di sostanze stupefacenti, era anche lo strumento attraverso il quale si penetrava il mercato. Si tratta di una mafia, secondo noi, ancora arcaica, estremamente radicata sul territorio, quindi esercitava un controllo asfissiante delle attività commerciali e imprenditoriali sul territorio, anche attraverso azioni criminali estremamente efferate. Radicata nel territorio, ha detto il colonnello Teti, ha aggiunto anche la qualificazione di arcaica, ma forse non è la vera accezione. Immagino che il colonnello volesse dire che sono organizzazioni molto conservative e conservatrici, soprattutto diciamo nei loro valori. Forse anche per questo diventano arcaiche e profondamente radicate nei territori. Parliamo di un'organizzazione criminale, la 'Ndrangheta, che ormai è un brand internazionale, è una delle più potenti organizzazioni antisistema del globo, e immaginare insomma che siano così radicate in posti dove certo l'economia non è così fiorente come diciamo nel resto dell'Occidente opulento sembra una contraddizione in termini, ma quella ramificazione, quella radicalizzazione in quel territorio fa sì che poi appunto queste organizzazioni forti di quei valori riescano a diventare davvero un riferimento importante, ancorché, lo ripeto e sottolineo, antisistema su scala globale. Parliamo di cose più interessanti. Si sta preparando il secondo meeting sul turismo in riva allo stretto, insieme Reggio Calabria e Messina, e magari, perché no, tra qualche anno unite anche dal ponte sullo stretto. Vediamo. Lo stretto del mito tra Scilla e Cariddi sulla rotta di Ulisse. Ad attuarlo le due città metropolitane di Messina e Reggio, con i rispettivi comuni capoluogo. Il consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio e il consigliere comunale Giovanni Latella in delegazione a Palazzo Zanca sono stati accolti dal sindaco di Messina Federico Basile. Per la prima volta l'area dello stretto inizierà a parlare di turismo in maniera unitaria. L'occasione è la seconda edizione del meeting del turismo promosso dalle due città metropolitane e dall'autorità portuale dello stretto. Dal 23 al 29 giugno, 19 buyer turistici italiani, europei e internazionali si divideranno tra Reggio e Messina per valutare e programmare, tramite visite sui posti, workshop, possibili pacchetti. Frutto di un lavoro importante delle amministrazioni che ha al centro la promozione dello sviluppo turistico. Sono sempre più convinto che sull'asset dato dal binomio cultura e turismo debba incentrarsi la crescita dei nostri territori. Ecco qual è il focus di questo progetto che oggi lanciamo e che si snoderà con varie tappe importanti nei prossimi giorni e le settimane a seguire, anzi nei mesi a seguire, per dare finalmente attuazione a quella vocazione turistica, culturale che è propria dei nostri territori. Come area dello stretto, un'area molto vasta che va da Stilo a Tropea e da Taormina alle Isole Eolie. Credo che quest'area può dare tanto per storia, per cultura, per paesaggi, per tantissime attività che possono essere fatte. C'è un aeroporto, ci sono tre porti importanti, porti turistici,
ci sono tantissime bellezze da visitare. Per questo il percorso tracciato dai due sindaci, che io ringrazio, il sindaco di Messina Basile e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, è il solco giusto, perché dobbiamo parlare di area dello stretto, perché quest'area può essere determinante per lo sviluppo turistico, sociale e culturale di tutto il territorio. Un altro territorio molto vivo, molto dinamico, molto fluido, che brilla insomma, è quello di Castrovilla, la Piana del Cammarata, e insomma, cioè, teatro, cultura, è il famosissimo Carnevale di Castrovilla, e poi c'è anche la danza che insomma aiuta anche a raccontare quello che siamo attraverso la coreutica, appunto, cioè i movimenti del corpo. Seguite questo servizio. Danza la questa vita e senza coreografia bisogna improvvisare. Ascolta le note dell'aria che sono quelle della vostra vita. Nessuna traccia è andata persa, ma tutte sono state vissute. Rialzati se cadi. Non è un provino, si va in scena. Così è iniziato il saggio spettacolo della Dream Dance di Castrovillari, diretta dalla maestra Miriam Barlette, presentato da Carlo Catucci. Le scarpette e il sorriso, la danza, gli ingredienti giusti di una bella serata presso il teatro Sibaris. Un anno vissuto a pieno per allievi ed allieve, insegnanti, e il tutto si consuma in due ore. In una sola serata si mostra tutto ciò che si è appreso durante l'anno, i progressi, i traguardi. Bambini, adolescenti ed adulti lavorano e sudano un anno intero per il saggio conclusivo. Tutti concentrati nel mostrare quanto si è imparato e insegnato nei mesi scorsi. Abilità, tecnica, creatività. Attraverso la danza si conclude un anno di lavoro. Tante le emozioni che hanno avvolto questo evento, fatto di luci, coreografie, costumi colorati, emozioni che sono arrivate dritte al cuore. Meravigliose veramente queste nuove generazioni di Castrovillari. Allora, su questa sedia fra un paio di minuti dopo la pubblicità si siederà con noi il generale Emilio Errigo, che come sapete è il commissario per la bonifica delle ex aree SIN di Crotone. Con lui parleremo naturalmente dello stato dell'arte e dello stato in cui versa appunto questo procedimento, che è molto complicato, molto complesso, con dentro una serie di istituzioni che spesso si incrociano, ma magari anche si scontrano, insomma, e tuttavia bisogna capire a che punto siamo. Lo faremo appunto con il generale Errigo dopo due minuti di pubblicità. Vi aspetto sempre a Piazza Esperia. Un minuto dopo le 14, bentornati a Piazza Esperia, siamo in diretta e siamo davvero molto felici di averlo. Benvenuto al generale Emilio Errigo, commissario per la bonifica. Abbiamo dovuto rincorrerla, generale, però finalmente è arrivato qui. Beh, il lavoro non manca. Non dubito. Una bella gatta da pelare, insomma, questa. Beh, sicuramente è un impegno notevole, però come tutti gli impegni importanti vanno affrontati con serietà, determinazione, e si raggiunge l'obiettivo che uno si è prefissato. Generale, ma era più facile fare il capo, diciamo, delle fiamme gialle piuttosto che il commissario per bonificare questo territorio? Dica la verità. Ma guardi, per circa 40 anni ho svolto con disciplina ed onore l'attività nel corpo della Guardia di Finanza, cioè che conservo nel cuore. Oggi è il giorno della festa di tutti i finanzieri e auguro a tutti i finanzieri in servizio e in congedo, e anche mio fratello Ettore, che è un maresciallo comandante della Guardia di Finanza in congedo, e anche mio fratello Antonino,
che è un altro ufficiale della Guardia di Finanza, mio nipote. Siamo una famiglia di finanzieri calabresi che hanno onorato la nostra Italia da calabresi. E peraltro mio fratello è stato pure a Crotone, in anni impegnativi per Crotone. Quindi oggi è una bella giornata per la Guardia di Finanza e per le Fiamme Gialle. Sicuramente quella è stato un impegno molto importante, perché lì ho vissuto esperienze operative molto intense in Sicilia, in Campania, in Italia, all'estero, contro la criminalità organizzata, diciamo, molto internazionale, il traffico internazionale di stupefacenti, di armi, contrabbando. Poi ho maturato esperienze di lotta alle ecomafie, quindi sono passato dal contrasto ai crimini internazionali via mare, armi e droga e contrabbando, al contrasto ai crimini ambientali. E questa ultima esperienza mi ha dato maggiore soddisfazione, perché ho compreso, sia pure in ritardo, che tutelare l'ambiente significa tutelare la salute pubblica, che poi è stata la spinta emotiva che mi ha fatto accettare l'incarico presso l'Agenzia Regionale della Protezione dell'Ambiente della Calabria, grazie al Presidente Occhiuto che mi ha voluto commissario straordinario di ARPA Calabria. L'ho fatto per un periodo di tempo. Io leggo che lei ha avuto 11 encomi solenni, 15 encomi semplici, 15 elogi, una medaglia d'argento del Presidente della Repubblica per l'impegno profuso proprio nella diffusione del diritto all'ambiente, perché lei è anche un professore universitario. Poi ha vinto anche un premio di... Ma insomma, gli elogi, diciamo, delle istituzioni, a parte Legambiente, ha qualche altro elogio istituzionale, politico di questo territorio, oppure la guardano un po' in cagnesco generale? No, io ho trovato molta disponibilità, molta accoglienza, molta fratellanza in Calabria. Non ho trovato contrarietà nella mia terra, anche perché sono venuto liberamente per aiutare la mia terra, non sono venuto per arrestare nessuno, sono venuto per arrestare i crimini ambientali, questo sì. E Crotone è la mia sfida, chiamiamola l'ultima sfida della mia carriera o della mia vita, perché poi alla fine, come tutte le sfide, hanno un inizio e una fine. Io ritengo che Crotone sia la più bella esperienza della mia vita, perché adoperarsi con tutte le proprie energie psicofisiche, culturali, per far uscire dal degrado storico questa bellissima realtà che è Crotone, perché è proprio bella Crotone. Invito tutti di venire a trovare Crotone, perché è molto bella Crotone, più bella di quanto se ne parla in giro, bella come gente, bella come ambiente, bella come cultura, bella come giovani. È la patria della bellezza Crotone, soltanto che storicamente, proprio per questa bellezza di territorio, alcuni grandi gruppi industriali negli anni 20 hanno pensato di utilizzare la bellezza della Calabria e le risorse della Calabria, o meglio le risorse idriche della Calabria, hanno realizzato delle dighe e quindi delle centrali idroelettriche, hanno fatto produrre negli anni 20, 30 circa 25.000 kilowatt al giorno per un circa 750 milioni di kilowatt annue, e questa energia in abbondanza, energia elettrica in abbondanza prodotta in Calabria, ha fatto sì che alcuni gruppi industriali della metallurgia straniera, come l'industria metallurgica francese, sbarcasse a Crotone con Pertusola, che poi sia a Crotone che in Sardegna, e qui ha realizzato queste blend di zinco per fare ricavati di zinco, e poi negli anni successivi, questo iniziano attorno post prima guerra mondiale, i lavori iniziano nel 1908, proprio
mentre a Reggio Calabria c'era il terremoto, qui si costruiva questa pertusola. Sì. E poi a seguire c'è stata anche l'altra realtà molto importante, che è agricoltura, questa Montecatini ecco, e altre realtà per antiparassitari e anticrittogamici, anche perché l'agricoltura calabrese aveva una forte richiesta, una forte domanda. Voi sapete che in economia la legge della domanda e dell'offerta genera anche l'insediamento culturale e professionale, soprattutto gli investimenti. E in Calabria, proprio a Crotone, e poi c'era una manodopera specializzata, molto perché erano artisti. I crotonesi erano molto artisti, non solo perché sono un popolo, diciamo, che ha avuto l'influenza e il condizionamento della Grecia antica, ma è un popolo laborioso, un popolo molto creativo. Quindi non solo Pitagora ha lasciato la cultura pitagorica, ma anche i crotonesi sono maestri. Pensate a Gerardo Sacco, a Michele Affidato, a tanti altri artisti, geni dell'arte. Quindi questo, diciamo, è uno dei motivi che la spinge a raggiungere questo obiettivo. Generale, lei, proprio per arrivare a bonificare finalmente questo territorio e quindi a dargli anche una vigoria e un nuovo senso dell'estetica, ha immaginato, ha chiesto, diciamo, ecco, l'aiuto anche di altre forze dell'ordine. In questo momento probabilmente il primo step di questo suo processo è essenzialmente quello di capire se esistono nel resto d'Italia o addirittura anche in altre parti di questo continente discariche dentro alle quali poter stoccare questi rifiuti speciali, pericolosi, tossici, che sono conseguenza, ecco, della storia che lei ha ricordato. A che punto siamo? Perché questo è importante, questo, certo, è fondamentale, certo. Generale. Io la ringrazio molto di questa sua puntuale e molto precisa domanda. Io non sono d'accordo con le discariche tradizionali, io sono per le nuove tecnologie, perché insegno diritto internazionale del mare e management delle attività portuali in un corso di laurea magistrale in economia circolare. Quindi va da sé che insegnando in un corso di economia circolare mi interesso di economia circolare a mare e quant'altro. Crotone ha dato tanto, per cui i rifiuti di Crotone, in teoria e se possibile anche in pratica, devono essere trasferiti lì dove c'è la capacità ricettiva per abbassare i carichi inquinanti, per ricevere questi rifiuti. Per cui io sono in linea di principio d'accordo con chi ha emanato il PAUR, perché il PAUR, questo provvedimento autorizzatorio regionale, è stato emanato perché aveva sofferto troppo Crotone, e allora i parlamentari del tempo, il presidente della regione, i consiglieri regionali, gli assessori hanno detto basta, e quindi io sono d'accordo, soltanto che hanno commesso un errore umano, cioè l'errore umano è che non si sono accertati prima se il mercato delle discariche tradizionali o il mercato degli inceneritori o termodistruttori fosse pronto, fosse disponibile o avesse capacità ricettiva. E questo errore che ha commesso la Calabria l'ha commesso anche il Ministero. Cioè, lei sta dicendo, generale, evviva, togliamo i rifiuti, portiamoli fuori dalla Calabria, e però poi si sono scordati e dici, ma dove? Esatto. Lei, ecco, ancora una volta, da persona molto, diciamo, puntuale, ha fatto la domanda centrale. Uno si deve chiedere, cioè le buone intenzioni vanno bene, la buona volontà va bene, ma dobbiamo poi vedere la fattibilità delle nostre buone volontà e buone attenzioni, perché uno vorrebbe raggiungere, se possibile, il massimo nella vita, però deve fare i conti con le entrate e le spese, se può sostenere questo sforzo. Purtroppo il Ministero dell'Ambiente allora non valutò attentamente la capacità ricettiva delle discariche italiane. Poi nel 2000,
e 8, veramente nel 2006 col testo unico dell'ambiente, articolo 182 obbligava gli stati, e obbliga gli stati, in questo caso l'Italia, perché è un provvedimento che ha recepito il testo unico del 2152 del 2006, ha recepito da una normativa comunitaria e quindi l'ha introdotto sulla legislazione nazionale. Dice che occorreva che tutti gli stati appartenenti all'Unione Europea individuassero, applicassero il criterio della vicinanza o della prossimità. Prossimità è un concetto più funzionale che geometrico. Funzionale a che cosa? A evitare che i rifiuti vadano a creare problemi di diversa natura, cioè durante il trasferimento via terra, trasferimento via mare, trasferimento via rete ferroviaria o su gomma, incidenti stradali e altre certo. problematiche che statisticamente si possono evitare, per tentare di risolvere un problema ne creiamo altri tre. Va bene? È come il tizio che vuole raggiungere l'ospedale con il proprio congiunto in macchina e per raggiungere l'ospedale nel più breve tempo possibile attraversa con il rosso, con il semaforo rosso, crea altre morti che possono anche interessare la propria autovettura. E così è questo. Oltre al principio della prossimità c'è il principio dell'autosufficienza, cioè tutti gli stati devono organizzarsi in modo tale che essere autonomi nella gestione del piano nazionale dei rifiuti. Ecco perché nasce il piano nazionale e regionale dei rifiuti. Non è che le regioni si inventano. Certo, si inventano questa pianificazione. Cioè tutto organizzato, ma a livello europeo. Però l'Europa poi deve tener conto delle convenzioni internazionali, perché il diritto internazionale è un diritto consuetudinario e quindi che si basa su due elementi fondamentali, cioè la diuturnitas, cioè il comportamento costante tenuto nel tempo, e l'opinio iuris, cioè il convincimento che quello che sto facendo è un comportamento corretto. Assolutamente corretto, e opinio iuris da parte, certo. La presa di consapevolezza da certo. parte di una collettività. Ci faccia prendere consapevolezza allora, sì. Generale. Che cosa le stanno dicendo queste forze dell'ordine, questi corpi speciali? Che c'è qualche posto dove possiamo andare a stoccare, oppure ecco, dobbiamo seguire la logica e il percorso di Legambiente, poi allora, le chiederò anche dobbiamo fare una piccola premessa, se il tempo ce lo consente. Abbiamo ancora 10 minuti. Ecco, quando ho assunto questo incarico ho chiesto a tutti, Conte ragione, del perché non hanno rimosso i rifiuti. Mano militare, ho detto a Eni, perché non ha rimosso i rifiuti? Proprio quasi un interrogatorio. E il Eni in verità mi ha detto e mi ha scritto perché abbiamo fatto una ricerca di mercato su tutto il territorio nazionale e anche estero, e il territorio nazionale non abbiamo trovato capacità ricettive, o meglio abbiamo trovato due capacità ricettive di impianti, che uno a Barigallo con una capacità di circa 200.000 all'ora tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, certo. Perché di rifiuti speciali non pericolosi non abbiamo problemi, tant'è vero che di 1 milione di tonnellate che abbiamo stoccati alle due discariche di Frontemare, Pertusola, Armeria e Farina Trappeto e Fosfotec, non abbiamo problemi nel togliere la metà. La metà andranno fuori e i crotonesi devono stare tranquilli che la metà, se possibile più della metà, andranno fuori. A parte che i crotonesi devono stare tranquilli che io non li tradirò. Vi prometto che non vi tradirò. E quello che farò, lo farò per la vostra salute e il vostro bene. Non lo farò per il bene di persone che non mi appartengono né come cultura personale né come cultura professionale. Io devo interpretare i bisogni della cittadinanza, del territorio, e vi prometto che non vi tradirò. È chiaro che c'è una realtà che dobbiamo affrontare con consapevolezza e da buon padre di famiglia. Noi abbiamo chiesto a Eni ci ha fornito un'informazione, certo non è che mi potevo prendere l'informazione Ho chiesto a Ispra la prima volta di farmi una, se quello che mi aveva scritto Eni fosse attendibile, dovevo dire attuale, prima avevo scritto attendibile,
E poi un mio consigliere mi ha detto: generale, cioè, così li offende, come se Eni dicesse che sono bugiardi. Chiediamo se questi, e allora abbiamo detto, questi dati che ci hanno fornito, se sono attendibili. Eni mi dice che questi dati gliel'ha fornito ISPRA, del rapporto ISPRA. Chiedo a ISPRA, dico, sono attuali questi dati? ISPRA mi risponde che sono attuali. E allora dice, però se vuoi, commissario, noi possiamo anche inviare un questionario. Siccome abbiamo stipulato un protocollo d'intesa anche con ISPRA, subito, urgente, quindi tre protocolli d'intesa. Uno con, in convenzione, perché il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mi facoltizza. Uno con Sogesid, che è la prima società di ingegneria ambientale esistente in Italia e in Europa. Secondo con ISPRA, che è l'Istituto Superiore di Ricerca Ambientale, è un'eccellenza, uno di tutti scienziati dell'ambiente, e l'altro con ARPA Calabria, che non è seconda a nessuno. Vi posso ottimi assicurare, ci sono grandi bene. Professionisti che fanno parte del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, che cooperano molto bene e sono pure bravi, anzi li voglio salutare tutti con affetto. E mi hanno risposto se volevo questo ulteriore questionario. Ok, diciamo, sì. Va bene il questionario, gli fa formale richiesta, questionario, riconfermano quello che abbiamo detto. Però siccome loro erano un po' cauti, c'era qualche cosa che non mi convinceva. Gli ho detto, l'unica possibilità che ho non è rivolgermi, con tutto il rispetto, alla Guardia di Finanza, perché qualcuno poteva dire, certo, sì, tu te la canti e tu te la suoni. Però ho detto, devo scegliere chi è nei secoli fedeli. Ed è l'Arma dei Carabinieri. Alla benemerita. Ho chiesto al Comandante Generale dei Carabinieri per l'ambiente, il quale mi ha dato massima disponibilità, e ho formulato una prima richiesta per venire a verificare con le forze specializzate, certo, del NOE e dell'ambiente forestale, il cosiddetto CUFA. Sono venuti insieme al settimo NBCR a Crotone via aereo, sono venuti per vedere se c'erano problematiche nucleari, biologiche e chimiche. Hanno fatto un primo sopralluogo, poi ho chiesto l'intervento per verificare in situ vuol dire proprio andare laddove ci sono regione rifiuti. Per regione, andare a vedere nelle discariche se ci sono discariche pubbliche o private in Italia, o se in Italia non ce ne sono anche sul territorio estero. Territorio estero vuol dire nei 27 paesi dell'Unione Europea, e anche oltre dall'estero, quindi in tutto il mondo. Attraverso, gli chiedo, avvalendosi delle servizi di informazione e sicurezza nazionale. Servizi di informazione e sicurezza nazionale significa servizi segreti. AISI e AISE, quindi ho chiesto il massimo del massimo, e anche rivolgendosi agli organi collaterali esteri. Organi collaterali esteri vuol dire i gemelli servizi segreti degli altri stati, se ci sono discariche disponibili per trasferire questa enorme quantità di rifiuti, perché ce ne stanno 1 milione vicino al mare, a 1 metro dal mare e dal fiume, e ce ne stanno altri 500-600 mila tonnellate a terra, fosforite, cicche e altro, e forse molti di più, va bene, che sono a terra, che devono essere, quindi non è che solo, quindi Barigalla, eventualmente non dovessimo trovare nulla di questo, è l'unica discarica autorizzata, le uniche due discariche, è Barigalla per 100.000 tonnellate, che sembra che va in saturazione entro il mese giugno-luglio, e l'altra, la più chiamiamola sofisticata e autorizzata, più volte anche ampliata, a Crotone, che è la Sovreco, autorizzata dalla Regione Calabria, collaudata e quant'altro. Ma credo, e non credo di sbagliarmi, che comunque Sovrego, pure se va in saturazione, cioè con tutti i rifiuti che esistono presenti a Crotone, a mare, poi dobbiamo vedere comunque dopo dove dobbiamo e come dobbiamo fare, ma lo vediamo con ISPRA e lo vediamo con ARPA. Generale, mi perdoni, ha inserito un ulteriore elemento, quindi le vorrei fare quest'altra domanda, ma... Sovrego sarebbe nelle condizioni, ha quel famoso codice
per cui si potrebbero stoccare questi rifiuti speciali e pericolosi anche lì? Sì, allora voglio essere più chiaro per i telespettatori. A Crotone ci sono tre tipologie di rifiuti, anzi quattro. Uno è di rifiuti speciali non pericolosi, che sono il 49% di un milione, circa 500.000 tonnellate. E di queste 500.000 già Eni Rewind ha trovato dove il luogo di destinazione. Poi esiste un 35%, circa 330.000 tonnellate, di rifiuti speciali pericolosi senza radionuclidi. Poi c'è un 11%, circa 110 tonnellate, di rifiuti speciali pericolosi con tenorm e amianto. Che cos'è questo tenorm? Il tenorm sono la presenza di radionuclidi, sostanze radioattive che possono nuocere alla salute pubblica. Perché tenorm? Perché prima è norm. Norm sarebbe normalità, sarebbe la radioattività che noi troviamo in tutti i luoghi della Terra pure sul mare. Quindi norm sta per normalità e normalmente c'è un picco di fondo naturale di, e via. Di quando però questa terra, chiamo terrino perché sono terre molto friabili, molto viene trattato, ecco che viene assumere la denominazione di tenorm, tecnologicamente modificato. E queste sostanze, per essere conferite nella discarica, sia in una discarica nazionale, devono essere i prefetti ad autorizzare, perché una legislazione recente, la 101 del 2001, ha previsto che questi rifiuti particolari che contengono radioattività o radionuclidi vadano autorizzate dalle singole prefetture. Poi abbiamo il 5% di tenorm solo, senza amianto. Allora, generale, abbiamo solo un minuto, quindi lei mi deve promettere che torna. Magari saremo, più... Sì, ma mi fa piacere raccontare ai cittadini 26, come lavoro. Il 26, sì. Che cosa andremo a dire in conferenza dei servizi? Il 26, perché è fondamentale. Io mi auguro che entro il 26 l'Arma dei Carabinieri Forestale, GUFA, le dia una pianificazione. E anche i colleghi delle Forze Armate mi diano informazioni che mi consentono di invitare, e comunque lo ascolteranno dalla viva voce i presenti, cioè Eni Rewind, fuori dalla regione questi rifiuti, ammesso. Ma se dobbiamo essere onesti pure con i cittadini, non troviamo discariche, cioè se l'Arma dei Carabinieri non ha trovato discariche disponibili in Italia e all'estero, l'unica discarica disponibile dove, chiamiamolo l'unico ospedale dei rifiuti presenti a Crotone, è la discarica che attualmente c'è e dove, l'ultimo minuto lo do per dare una informazione ulteriore ai cittadini, dove non dico tutti i giorni ma periodicamente arrivano rifiuti speciali da ogni parte d'Italia e anche dalla Calabria. Allora chiedo e lascio al pensiero, alla riflessione dei cittadini, secondo voi è meglio che in ospedale ci mettiamo i nostri malati o ci mettiamo i malati che arrivano da altri territori? Va bene la solidarietà, ma come dicono in Calabria, insomma, prima la tua incolumità, la tua salute e poi quella degli altri, senza dubbio. Quindi, ove mai dovessimo essere così sfortunati, ma è una sfortuna particolare, per il bene di Crotone, prima togliamo i rifiuti dal mare, prima inizia la rigenerazione economica e sociale di Crotone. Per essere vincente Crotone bisogna nel più breve tempo possibile togliere i rifiuti e riqualificare, recuperare tutto l'ambiente, perché attualmente quella vergogna che sta di fronte al mare limita lo sviluppo di Crotone, e se noi non togliamo e non bonifichiamo e non possiamo consentire a Eni e a chiunque altro di investire e migliorare e creare occupazione a Crotone.
la bellezza di Crotone non passa dalle chiacchiere, ma passa dalle realtà economiche e sociali. Generale, io intanto la ringrazio. Dunque, lei resta commissario almeno fino a fine 2025? Sì, 2025 più un anno se il ministro vorrà confermarmi, se no ci avrò altre cose da fare. Sì, insomma. No, non dubito, ma lei ci promette che... Promesso? No, mi fa piacere informare i cittadini. Ci promette che entro il 2025... Ma io mi auguro, avevo già detto che entro 6 mesi faccio partire i rifiuti. E comunque un'altra promessa, che se ove mai ci fosse bisogno i rifiuti li faccio partire io con un'ordinanza, obbligo cioè i soggetti responsabili di portare fuori regione in primis e ove mai fuori regione e all'estero in primis non dovessero trovare, che al di là di quello che mi dicono l'arma dei carabinieri, poi io realmente... ho il potere di ordinanza, certo, e poteri paritetici al ministro per certi aspetti, ordinerò ai soggetti responsabili, perché poi peraltro Eni non è che è colei la società che ha causato il danno l'hanno causato Eni, Montedison, Montecatini, certo, Pertusa, Eni è l'erede senza, ne hanno dato nemmeno il beneficio di inventario, è come un nonno che lascia debiti. Insomma, in questo caso la responsabilità non è personale, ma è oggettiva. È oggettiva. Quindi abbiate fede, perché la fede non ci deve mai abbandonare. Abbiamo il nostro vescovo Mazzetta, che è molto vicino, e poi abbiamo un signor procuratore che ci sta proprio a guardare, a osservare e non lascia nulla in mano ai qualunquisti. Grazie ancora al generale Rigo, commissario per la bonifica, grazie a tutti voi. Adesso tocca allo sport, a Luigi Saporito, sempre in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale alle 17.30, buon fine settimana, noi ci vediamo lunedì alle 13.45, ma soprattutto a tutti voi, buona fortuna. Grazie.